Andrea Maron giù 2-2 in casa con lo Sede, ma c'è grande rammarico perché eravate con un uomo in più in vantaggio di un gol. Probabilmente stavate assaporando la vittoria importantissima in una fase delicata del campionato contro un avversario che è lì, però questo conferma che questo è un campionato equilibrato, che ogni episodio ogni circostanza della gara va appunto presa con massima attenzione, perché poi ci sono gli avversari che possono pareggiare, soprattutto con un gran gol come quello di Antonio Cocco. Sì, il rammarico è quello che siamo passati in vantaggio, loro sono rimasti in 10. Abbiamo avuto l'occasione del 3-1, soprattutto quella, più che loro sono rimasti in 10. No, la squadra non ha abbassato la guardia, perché lo Sese si presentava una squadra che ha vinto i 9 contro 11, una squadra che perdendo 2-0 diverse partite li ha vinte, una squadra che a Nuoro è andato senza i centrocampisti centrali, col Castiadas ha vinto senza i difensori centrali, anche oggi gli mancava due attaccanti, Fantasia e Conti, poi sono rimasti 10. Ci speravamo perché siamo passati di vantaggio, perché non era facile. Poi si è creato l'occasione di Meloni, un'altra occasione dove loro erano tutti nella nostra area di rigore su un angolo. Se diamo la palla in avanti a Serra, forse si crea allargato invece, no, al centro, lui era solo nella propria, sarebbe arrivato in porta. Poi il rammarico è questo, siamo sempre i primi, la cosa positiva, non abbiamo perso, perché poi in queste partite le rischi anche di perdere, poi c'è stato un contropiede dell'Ossese alla fine dove abbiamo recuperato. Loro comunque non hanno mollato mai, hanno messo su 2-3 angoli dopo il nostro vantaggio, quindi poi hanno trovato un Eurogol, sicuramente hanno trovato questo Eurogol, forse portavamo anche la parità a casa, perché su una respinta l'ha incrociata benissimo in sinistro. Anche il primo gol comunque è stato un bel gol, perché è una palla fuori aria, di controbalzo, è riuscita a tenerla bassa. Certo. Quella è una palla che nella maggior parte dei casi va su, invece è stato bravo, se non sbaglio ha segnato Nurra. Sì. E quindi hanno fatto due bellissimi gol, noi abbiamo creato sicuramente più occasioni di loro. Ecco Andrea, hai citato il gol dell'1-1, arriva nel momento in cui voi sbagliate con Meloni e con Cassano il 2-0, che lì poteva chiudere, perché loro erano in una fase in difficoltà della gara dove voi avete alzato un po' i toni anche della partita ed erano un po' in difficoltà. Quel gol li ha rinfrancati. Sì, li ha rimessi in partita, poi sì, abbiamo sbagliato proprio un po' prima il 2-0, loro hanno fatto il pareggio alla fine, un bellissimo, secondo me, un bel gol. La partita al secondo tempo era iniziata più o meno come il primo tempo, dove forse abbiamo creato meno fino all'occasione del gol, siamo stati bravi a crearla e poi abbiamo avuto l'opportunità per fare il 3-1. Il rammarico sicuramente è tutto lì, non aver chiuso la partita, perché poi un gol te lo possono sempre fare e poi oggi l'hanno fatto con un grandissimo gol, quindi peccato, peccato, però siamo sempre primi, mancano adesso 12 partite, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Oh, venivate da due turni in casa di fila, adesso domenica dove vi tocca? Con la San Marco fuori casa, una squadra che si deve salvare, una squadra che in casa sta facendo bene. Oggi ha vinto fuori casa. Oggi ha vinto fuori casa, quindi troviamo una squadra in palla e non sarà semplice. Cosa bisogna fare adesso in questa fase? Perché comunque siamo dentro gennaio, gare calde contro tutti e poi si avvicina la fine di Coppa Italia, che è un altro obiettivo vostro. Cosa fare? Prepararsi al meglio, sbagliare il meno possibile, perché se concedi qualcosa, ma non solo lo Sesa, San Marco, tutte le squadre che incontreremo, noi come le altre squadre che lottano per il primo posto, devi sbagliare il meno possibile, perché è un attimo che ti pareggino una partita o ti vincono una partita se, diciamo, ti distrai. Quindi ci sono squadre, giocatori importanti in ogni squadra che ti possono fare il gol come oggi della domenica, quindi devi essere molto ancora più bravo, perché poi si incontri anche le squadre che si devono salvare, più passano le giornate, non, le squadre che si devono salvare non è che devono aspettare il giro del ritorno, devono cercare di raschiare almeno un punto con la prima in classifica, quindi fanno di tutto per, con l'atteggiamento, col modo di giocare, di prendere un punto alle prime classifiche. Chiudiamo sulla classifica, c'era un quintetto, poi la Ferrini ha rallentato, ho già perso a Castiadas, la Nuorese
perde ancora nel giro di ritorno. C'è questo terzetto, l'Ossese l'ha incontrata oggi. Pensi che rimanga fino alla fine agganciata? Ma penso di sì. Penso che noi Ossese Castiadas la giocheremo fino alla fine. La Nuorese adesso è un po' più staccata. È vero che c'è gli scontri con Castiadas e Ossese. Fra 2 settimane, se non sbaglio, va Ossi e il Castiadas poi andrà a Nuoro. E quindi, se vince quelle partite, allora ha la possibilità di rientrare. Sperando che poi noi non sbagliamo qualche partita con altre squadre. Di media bassa classifica, ma anche alta come l'Atletico. Noi andremo a Uri, andremo con i punti fuori, quindi ci sono partite difficili. Grazie Andrea, bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie a voi.